tanto tempo fa una ragazzina di nome Caterina Labouré. Caterina viveva nelle campagne della Borgogna ed era molto dolce, buona e generosa. La sua famiglia era numerosissima. Pensate, aveva ben 16 fratelli. Purtroppo però questa povera ragazza rimase orfana di madre a soli 9 anni. Caterina aveva due grandi desideri nel cuore, quello di consacrarsi a Dio e quello di vedere la Madonna. Il Signore realizzò entrambi i suoi desideri. A soli 23 anni, dopo tante e tante difficoltà, Caterina riuscì a diventare suora. Un giorno le apparve un bellissimo angelo che la portò in una cappella dove c'era la Madonna. Maria le apparve tantissime volte e proprio in una di queste apparizioni le disse di far realizzare una medaglia. Se fosse stata portata con fiducia, grandi sarebbero state le grazie ricevute. Caterina fece come le aveva detto Maria e subito guarirono miracolosamente molte persone. Grazie a Papa Leone XIII fu istituita il 27 novembre la festa della Madonna della Medaglia Miracolosa.